A Torino, uno sport molto praticato e molto famoso è il canottaggio, dove si può fare lungo il bellissimo ma anche inquinatissimo fiume Po. Durante il corso del tempo, lungo la riva destra del Po, tra il ponte di Corso Vittorio e quello della Gran Madre, hanno iniziato ad esserci dei circoli di canottaggio. Ecco alcuni dei circoli più importanti. La società Canottieri Caprera è una delle più antiche d'Italia. La società venne fondata il 15 aprile 1883 da 19 giovani che battezzarono il Circolo Caprera in ricordo delle imprese garibaldine, ancora indimenticate e vive, a soli 22 anni dall'unificazione italiana del 1861. La società Canottieri Esperia si trova di fronte alla chiesa della Gran Madre di Dio. La sede appartiene al patrimonio storico della città di Torino. I colori sociali sono il giallo e il blu, come i colori della città. È anche una società tennistica dotata di 5 campi da tennis. L'Armida si distingue fin dall'inizio per lo spirito allegro e spensierato dei soci, di cui per molti lustri si ricordano le famose cene alla trattoria di Sbarco e le loro allegre stramberie. Nel 1881 i soci dell'Armida organizzarono la prima crociera a remi Torino-Venezia.